Buonasera, buon sabato, benvenuti, un nuovo sabato da trascorrere insieme al nostro talent che oramai insomma ci avete fatto anche abitudine, suppongo, spero, e quindi ciò significa che ci avete seguito comunque anche in queste settimane in cui con le ristrettezze siamo stati obbligati a avvalerci di servizi che arrivano con dei video che voi ci mandate, cari ragazzi che abitudinalmente partecipate al nostro talent, e anche gente che ancora non sa, ma insomma la rendo edotta in questo momento, che può partecipare al nostro talent. Se avete varie forme d'arte, sapete ballare, cantare e quant'altro, mandateci, anche i genitori stessi possono farlo per i propri figli, mandateci dei video che noi li mandiamo in onda. E anche oggi con le nostre rubriche, con i nostri collaboratori, con qualche volto noto, e faremo anche un po' di Amarcord perché c'è tutto il tempo per farlo, modo anche perché dobbiamo avvalerci di contributi, piuttosto non possiamo animare come eravamo soliti fare fino a un mese e mezzo fa il nostro studio. Sono solo soletto per via appunto dell'emergenza coronavirus, e comunque noi partiamo subito perché abbiamo comunque i nostri calderoni che sono pieni di buone notizie, di buoni propositi soprattutto, ma anche di esperienze che anche in questo periodo di fermo quasi assoluto insomma comunque si svolgono. Ad esempio quella che sto per annunciare, anche perché abbiamo subito il primo collegamento telefonico per parlare di alcune esperienze particolari, cioè di attività che comunque si svolgono malgrado le ristrettezze, la non possibilità di vedersi. A proposito di vedersi, intanto lo saluto, che è il maestro dell'Accademia d'Arti Marziali Giuseppe Cavallo. Maestro, buonasera. Buonasera. No, dicevo, ecco, noi eravamo abituati alle aggregazioni, a stare assieme a tanta gente, io anche qui nello studio, ma suppongo che per lei, insomma, è stato per tutti quanti un grande colpo, un colpo eccezionale quello che abbiamo subito un mese e mezzo fa, quando abbiamo capito che insomma dovevamo isolarci, chiuderci in quattro mura, ma immagino lei, no, che era abituato quotidianamente a stare in mezzo a decine e decine, centinaia anche di giovanissimi, quindi quella gioia che è venuta un po' meno, suppongo, che sta provando, maestro? Effettivamente c'è tanta amarezza, perché dice la Bibbia, quando piove sia sui giusti sia sui peccatori. Sicuramente questo virus, che non è venuto per caso, ma perché l'uomo ha contribuito e sta contribuendo a distruggere il creato, ha comportato tantissimi disagi e tanti purtroppo ne comporterà per tantissime persone che cercavano invece di portare avanti, come fa lei, come facevo io, come faccio io, come fanno tante altre persone per bene, delle iniziative, delle attività lavorative, professionali, extraprofessionali, per cercare di migliorare questo mondo in cui viviamo. Senta, ma questo che è avvenuto serve soltanto a stoppare una escalation di attività che insomma non erano consone al sano vivere di ognuno di noi, oppure può essere anche occasione buona per un rilancio, per una ripartenza tutta nuova, una vita tutta nuova, un modo di pensare, di vivere della stragrande maggioranza delle popolazioni? Volenti o nolenti si dovrà, come giustamente sta dicendo lei, ripensare all'esistenza tutta. Bisogna ripensare alle abitudini, ai modi quindi di vivere, che non potranno essere più come prima, almeno fin quando non verrà trovato un vaccino, un rimedio, una soluzione a questo coronavirus che purtroppo sta dilagando a livello mondiale. È ovvio che il fatto che sia avvenuto fa pensare, almeno le persone di buon senso dovrebbero pensare a tantissime cose, e ridimensionando la propria vita dovrebbero cercare di migliorarla e nel contempo di migliorare il mondo. Ma sarà per tutti così? Tutti quanti penseranno a migliorarsi, a migliorare? Purtroppo bisogna poi constatare, nel momento in cui ci sarà, seppur graduale, una ripresa, se il mondo farà tesoro di quanto ha vissuto o meno. Si possono fare tantissimi discorsi, io magari uno lo farei, ma ovviamente invitandola alla brevità perché non è la sede opportuna questa, ma è chiaro che sono argomenti di tale e tanta importanza che non si possono esaurire comunque sia e in qualsiasi contesto in pochissimi secondi. Ecco, tutto quello che sta avvenendo poi in qualche modo può servire anche a rivalutare, a rimodulare
abbiamo parlato di uomo, ma anche di terra, la terra in cui viviamo, la Locride, è quella che insomma soffre più di ogni altra, e per questa terra si può pensare ad un modo di gestirla differente? Noi siamo purtroppo ancora in uno stato di emergenza, la sua domanda è molto intelligente e molto pertinente e io la ringrazio per questo. È un momento di grande emergenza, noi non siamo usciti dall'emergenza. Questo ci deve far riflettere, noi non possiamo più consentire che le cose vadano come sono andate fino ad oggi. Noi dobbiamo pensare che gli ospedali, a cominciare da quello di Locri, deve diventare il fiore all'occhiello del Mediterraneo, non può essere un centro abbandonato a se stesso, intendo dire un centro di erogazione di servizi sanitari, abbandonato così a se stesso, dove non c'è veramente la garanzia di poter essere adeguatamente curati, perché mancano anche dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto attrezzature e quant'altro pertinente affinché si centri l'obiettivo che è quello della massima salvaguardia della salute pubblica. Quindi noi dobbiamo ripensare a tutto e cercare di potenziare, di fare un salto di qualità, di cancellare il passato e di ripartire. Perché? Perché non si deve pensare che il coronavirus si esaurisca nel momento in cui gli esperti diranno che si è attenuata la pandemia. Il coronavirus purtroppo rimarrà fin quando non verrà trovato un vaccino e negli anni a venire, se non si ripenserà, come giustamente ha detto lei, a una salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema e dell'ambiente, ci aspetteranno tante calamità e catastrofi naturali che sconvolgeranno veramente tutta l'umanità. Quindi se non si riflette realmente, ma oltre alla riflessione servono i fatti, noi ci troveremo ad affrontare delle emergenze impensabili. Bene, ora parliamo di arti marziali, parliamo di ragazzi, ecco, quindi parliamo di cose belle. Ecco, o bisognava chiudere, o si chiudeva la scuola, l'accademia, oppure si pensava a qualcosa di veramente straordinario. Che poi all'inizio il torneo virtuale è stato preso così, magari non con grande credito, anche perché si pensava che insomma da lì a pochi giorni si sarebbe potuto insomma di nuovo frequentare la palestra. Poi abbiamo visto purtroppo che i tempi si sono prolungati e chissà ancora quanto dureranno. Ecco, ma poi esercitando, facendo i primi due tornei, si è capito l'importanza e l'entusiasmo che si è creato anche intorno al virtuale. Siamo già giunti al terzo torneo virtuale d'arti marziali. Ma ecco, intanto maestro, come funziona un torneo virtuale d'arti marziali? Anzitutto lo scopo è quello di consentire ai ragazzi di mantenere l'allenamento e la concentrazione, distogliendoli in questo difficile momento epocale dai pensieri negativi e dall'ozio psicomotori. L'iniziativa ha coinvolto anche le famiglie degli atleti, perché i genitori, i fratelli e le sorelle hanno fatto da registi o cineoperatori. Bisogna infatti registrare un video che è inserito all'interno di un gruppo costituito su WhatsApp o di una piattaforma virtuale. Noi abbiamo avuto il supporto e il patrocinio anche della Federazione Olimpica, della Federazione Italiana e di quella internazionale, e questi video vengono poi giudicati da un'apposita commissione di esperti, specialisti e anche a livello mondiale. Certo. Lei ha ricevuto i complimenti della sua scuola anche di delle federazioni, quindi significa che poi tutto sommato Caulonia, Polistena, insomma Siderno non è poi così tanta periferia nella nazione e nel mondo delle arti marziali, per come ecco, siete stati al centro delle attenzioni, delle cronache in quest'ultimo periodo proprio grazie a questi tornei, a queste straordinarie esperienze che avete intrapreso. Abbiamo cercato sempre, a dire il vero, nel corso degli anni di tenere alto il nome della Locride, della nostra zona, della Calabria intera e anche dell'Italia, poiché operando all'interno delle federazioni ufficiali abbiamo sempre rappresentato l'Italia anche all'estero in tantissime competizioni europee e mondiali, e quindi abbiamo pensato con questo torneo di valorizzare appieno le potenzialità dei nostri atleti, e abbiamo pensato di far consistere la prova nell'esecuzione di una forma codificata o creativa o nello svolgimento di tecniche libere
perché se Dio vuole che bloccherà questa situazione, noi abbiamo dei ragazzi che sono nella nazionale italiana, saranno chiamati a rappresentare la nostra nazione all'estero, quindi dobbiamo mantenerli in allenamento. Tenere alto il nome della nostra nazione è anche un modo per sentirsi orgogliosi di essere locri dei calabresi e italiani. E tale tanta l'attenzione delle federazioni che mai come in questo terzo torneo siete collaborati da prestigiosi maestri internazionali, decimo Dan, insomma le giurie sono composte insomma da personaggi di altissimo profilo. È così, c'è stata una comunanza di intenti e nel contempo abbiamo riscontrato tantissima disponibilità e solidarietà. Tant'è che ci sono maestre dal Giappone fino agli Stati Uniti che hanno voluto, naturalmente come tutti noi, gratuitamente collaborare facendo parte di queste qualificatissime giurie che sono chiamate a valutare i video, quindi le performance, le prestazioni degli atleti in gara. Il secondo torneo ha superato di gran lunga il primo quanto a prestigio, partecipazione ed entusiasmi. E questo terzo che sta per finire, già possiamo anticipare qualche dato? Ma ci sono tantissimi atleti, soprattutto quelli giovani, poiché hanno preso parte allo stesso ragazzi bambini dai 3 anni fino ai 20 anni e poi anche persone più adulte. Veramente il livello tecnico è altissimo. Noi fra qualche giorno dovremmo avere anche la classifica finale che vede i nostri atleti, comunque quelli della nostra accademia, hanno partecipato comunque al torneo anche altri giovani atleti di altre nazioni. Noi vediamo però che i nostri sono sempre ai primissimi posti, sia in quanto a prestazioni, quindi a qualità tecnica, sia in quanto a grinta, a voglia di fare, quindi possiamo ritenerci molto soddisfatti delle prestazioni dei nostri giovani calabresi. Nel salutarla la invito, insomma, anzi le do modo di fare gli auguri a chi quanti vorrà, siamo nella settimana santa, quindi immagino da subito ai suoi allievi. Sì, un augurio lo voglio fare di buona salute spirituale e fisica, che veramente la Pasqua, che significa passaggio, rappresenti un passaggio da questo momento critico, da questo momento di disagio, di sofferenza, a un momento di riscatto, di gioia, di crescita interiore e di vera felicità. Tanti auguri a lei e a tutti. Un abbraccio virtuale, maestro, ma speriamo presto in un abbraccio reale, ecco, con gli allievi, con lei, con tutti quanti quelli che insomma rendono viva comunque la vita anche in questo momento in cui si è un po' sgomenti. Grazie maestro e buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie, grazie al maestro Cavallo e andiamo avanti con il nostro talent, passiamo alla danza, adesso il ballo con le proposte del maestro di ballo, Dominic Scaglione, direttore della Entertainment ed Events. Loro sono due piccoli ballerini che ora vedremo, 6 e 7 anni, alla loro prima esibizione su un palco dove si esibiscono ballerini e artisti di fama internazionale. Portano alto la bandiera del centro studi ABC, rappresentando il corso Babies ABC, loro sono Francesco e Sofia, coreografia creata dal maestro Dominic Scaglione, ballano baciata acrobatica sulle musiche della canzone tratta dal film Re Leone. Just to be with you and care.
È il momento della musica del buon canto, si tratta di un giovane interprete di gioiosa ionica. Questo sabato Giovanni Califa, nostro ospite abitudinale, e con Quello come me dei Modà. Rosse per te ho comprato stasera, il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, dei ricordi è sempre la più lunga. Amore, sai perché nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse sera, e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma si sente solo, non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, non so perché nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te stasera, il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Ed ora Marcord, sì, cos'è? Un fatto nuovo dalla scorsa puntata, settimana, abbiamo intrapreso questo percorso, andiamo a rivedere dei momenti perché noi ad aprile, ecco, fatemi anche dire questo, noi con aprile festeggiamo, dovremmo festeggiarli i 5 anni di attività al nostro talent. Siamo mancati soltanto in 2 o 3 occasioni per dare spazio alla rete con eventi speciali, ecco. Altrimenti, ecco, quasi di continuo in onda ogni sabato sera. E noi comunque li vorremmo celebrare, li festeggeremo adesso appena sarà possibile, ovviamente non da solo, non in questa maniera, non in maniera insomma sommessa, ma quando sarà poi tutto quanto libero, regolarizzato, faremo magari una festicciola o chissà che cosa, anche qui nello studio. Ma intanto celebriamo questi 5 anni andando a rivedere dei momenti salienti degli anni passati, qualche puntata particolare. Andiamo. Persone che sono state apprezzatissime la volta passata, ma nel passato di tempo sono mesi trascorsi dall'ultima apparizione, sono già inquadrati, sono Matteo e Benito. Realist, sono i youtuber più importanti di Calabria e cercheremo questa sera di capire quanto sono andati avanti rispetto alla produzione e ai lavori del passato incontro.
ma intanto a beneficio di chi per la prima volta sente parlare di voi e non è magari tanto telematico, né tanto avvezzo all'uso del mezzo meccanico del computer, ripetiamo le volte. Beh, ci presentiamo. Allora, io sono Benito. Fa la domanda, vabbè, ok, vabbè. Vai, Benito, parliamo dei realisti. Ho 18 anni, col mio collega, amico, facciamo YouTube. Abbiamo fretta, però insomma. Io sono Matteo, 18 anni, anche io, facciamo video su YouTube. Ci chiamiamo. Ma com'è nata questa cosa? Matteo. Allora, un po' dal nulla. Sì. Perché eravamo insieme a cena e abbiamo visto un video. Sì. Di chi? No, era un video proprio così, proprio, non mi ricordo neanche. Sì. Abbiamo visto questo video e abbiamo pensato, perché non iniziamo anche noi a fare dei video? Sì. Quindi. E poi da quel giorno abbiamo iniziato a pensare a fare video per far ridere, nel senso. Sì, sì, sempre video comici. Abbiamo impersonare video personaggi comici. Sì, sì. Curiosi, anche sì, situazioni sì. Divertenti. Sì. Ecco, poi abbiamo trovato il nome adatto e sempre a casa. Beh, questo lo dici tu che è un nome adatto, nel senso. Sì, è adatto per quello che facciamo. Adatto. Sì, è adatto per quello che facciamo. Realist. Perché facciamo cose reali. Ecco, spieghiamolo, perfetto. E assieme a voi c'è un autentico battaglione. Vabbè, che sì. È bene menzionare, perché altrimenti tutti i meriti li prendono questi due giovinotti. Beh, e non è bello che sia, perché insomma tanta gente ha lavorato nelle vostre produzioni in tempi passati. Chi sono? C'è il nonno che tuttora come stai, nonno? Il nonno sta bene, sta benissimo. Bene, in pensione. Ma è l'unico nonno, ha dei sosia o sono più nonni? No, è solo un nonno. Vediamo questo giallo. Però chi lo sa, è possibile che ci sarà un altro che uscirà. Non che si nasceranno sa. Nuovi non nonni, pensate. Che nasce, nasce no. Allora andiamo a trovare. Lo troviamo. Benissimo. Li scopriamo. Quindi le storie raccontate, cerchiamo un po' di comprendere, che poi con qualche video vostro avete ottenuto anche dei successi particolari, anche in termini di visualizzazione. Sì, sì. Facciamo un po' una cronistoria. Matteo, vedi, fate un po' voi. Allora, quelli che hanno avuto più successo, diciamo. Sì. Beh. Più visti. Aspetta, la macchina al sud, la macchina nuova al sud, abbiamo 2 milioni e 5. Ecco, raccontatemi però brevemente in che cosa è consistito il video. Come no? Raccontarlo no, lo devono andare a vedere. Se no poi si perde, si svela il trucco. Il finale si svela, quindi poi Benito, Matteo, voi siete assieme, fate questa attività da quanto tempo intanto? Da tre anni. Ecco, siete cresciuti artisticamente ma anche tecnicamente, come? Sì, certo. All'inizio giravamo tutto con il nostro telefono, col cellulare. Eravamo insieme solo noi due, ora invece abbiamo un fotografo che ci gira i video. Ci gira i video e ci organizzano anche mia mamma, che la chiamo un po' manager, e ci organizza un po' tutto e quindi. Ah, avete un po'. Sì. Previsto tutte quante le figure professionali possibili e immaginabili, le maestranze, anche la produzione, tutto quanto. E cosa c'è nel vostro futuro? Cosa pensate? Perché ormai vi siete affermati in questo campo. Sì, sì, sì. Il nostro sogno è di fare un film. Cioè, c'è anche, come dire, c'è anche, voglio dire, un esercizio anche di competizione con altri youtuber nazionali e internazionali, perché attraverso la rete uno si confronta con tutto il mondo. Sì, certo. Sì, 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 sì. E quindi si è sempre più stimolati ad andare avanti, a fare meglio, a fare diversamente, e quindi il progetto qual è? Allora, il nostro sogno è di fare un film tutto nostro, il sogno, però abbiamo progettato una cosa più o meno simile più o meno a questo, simile, quindi sarebbe di fare una serie sempre da mandare su YouTube, sul nostro canale, una serie con una storia un po' continua. Avete pensato al tempo, al lungometraggio, alla durata, durerà ma anche alla storia? Sì, certo. La storia che vorreste raccontare qual è? Purtroppo la prossima volta ve la diremo. Quando inizia ve la diremo. Quando ci sarà qualcosa già fatto ve la diremo. Qualcuno è qui
se guardi bene ti sto di fronte. Se parli piano ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove, perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, quell'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica, è l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sai spiegare, non so nemmeno dove, perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Ma se tu vai via, porti i miei sogni con te. Piccola anima, tu non sei per niente piccola. Cosa vuoi da questo amore? Anche se non respiro e non mi vedo più, in un giorno qualunque dove non ci sei tu, e anche se aspetto il giorno, quello che dico io, dove ogni tuo passo si confonde col mio. Forse serve un po' di tempo, spero, credo, penso e sento. Voglio essere importante per te e non per la gente, anche se non respiro e non mi vedo più, in un giorno qualunque dove non ci sei. Se aspetto il giorno,
sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno. Capì tanta vita, mo si resta soli, te da saporazzita, sa tutta pure soli. Se mancano gli amici, ti viene lo scomporto, non sai più che mu dici, e se non poco morto. Capì tanta vita, mo si resta soli, ti senti come creta. Sicca tanta l'usuli e senza iro le turisti, senza monti di nonenti, e siamo un poco tristi. Cacca non c'è più genti, ma che resta mi suli con le soliti paroli. Ma che fine la stati, ma che passa la festa, ma che siamo cassettati. Pensiamo a chi ti resta, mo che siamo cassettati. Pensiamo a chi ti resta. Capì tanta vita, mo si resta soli, ne faccio una partita e carte sotto soli. E di li primi di settembre veni la malinconia fino a fine di novembre. Chiama Maria e Dio, capì tanta vita. Mo che resta mi soli, con le solite paroli. Mo che finiò la stati, mo che passa la festa, mo che siamo cassettati. Pensiamo a chi ti resta, mo che siamo cassettati. Pensiamo a chi ti resta. Dall'aria si senta duri, di terra dopo chi piove. Pensiamo a chi d'amori, amori vecchi e nuovi. Pensiamo a chi d'amori, amori vecchi e nuovi. Amori vecchi e nuovi, amori vecchi e nuovi. Ed ora è il momento con i video, con i nostri videomaker. Si tratta dei realist, ogni venerdì hanno la loro nuova proposta, la loro clip che tratta di attualità e di calabresità con tanta ironia, il giorno prima in rete e poi al sabato qui in chiaro sul nostro canale. È il momento dei giovani talenti, videomaker, i realist, vediamo qual è il loro ultimo video. Sì, anche oggi mi sono alzata alle 2. Almeno mezza giornata se ne va, se no non passa più. Ma questo non vuol dire non godiamocela, eh. Occupato! Ma faccio proprio schifo. Mi devo dare una sistemata, se no pare mai. Ma tanto, chi mi vede? Sono a casa, in quarantena. Ma che cazzo, me ne fotto. Salvini, riapriamo le chiese a Pasqua. Beh, alla fine è giusto, tanto non ci resta che pregare. È arrivato il momento.
Ce la guardiamo mo'? Sì, sì, dai, andiamo, va. Bene, bene, bene. Oh, ma mi raccomando, non ce la guardiamo tutta oggi, che già ce lo siamo finito tutto. No, dai, una al giorno. Per bene, iniziamo. No! Ma non può finire così! Vedi che è bello, c'è cioè sì, un è finale! È finito, ma non dai, si sa come va a finire. Una puntata tira l'altra e ti finisci tutta la serie. Non che ci dispiaccia, ma per fortuna certe cose le puoi fare anche da casa. Ma non capisci niente, ma non capisci niente! No, l'ora dell'allenamento. No, no, io non faccio allenamento, scordatelo, sai che cosa faccio ora? Sì, ti devi sparare un'altra 10.000 serie, no? Invece di allenarti. No, non mi guardo le serie, vado e prendo il mio cucciolotto e lo porto in giro, perché è legale portare in giro il cucciolotto, quindi vado. Buon allenamento. Vabbè, mi vado a cambiare, va. Ah, senti che bella aria fresca, senti. Salve. Dove sta andando? Anche lui ha i suoi farbisogni, capito? Lo deve fare pipì, popò. Vediamo qua che fa. Ma l'autocertificazione ce l'ha? Certo, certo, ne ho due, ne ho portate due per sicurezza. Volete controllare? No, no, vada. Va bene, grazie mille, continuo il mio giro di pipì. Grazie. Non c'è niente da fare, mi salva sempre il culo. Se non fosse per lui, mi dovevo stare a casa chiuso, sigillato. Ultimi esercizi, andiamo con i bicipiti. Posizione 1, 2, 1, 2, più veloce. 1, 2, 1, 4, 2. Dai, resistete, due. Che l'estate è vicina. Ok, perfetto, andiamo con gli squat. Esattamente, il momento che stavo aspettando da tutto l'allenamento. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfetto, per oggi l'allenamento è terminato. No, ma come? Altri 10 squat almeno, dai. Buona quarantena a tutti ragazzi. Vabbò. Oh Matte, è pronto. Veloce, se no si raffredda, non servono niente poi. E meno male che so cucinare qualcosa, se no ci mangiavamo teste di gatto. Oh, l'unica cosa buona in sta quarantena di merda è che si può mangiare come i porci. Stavo pensando una cosa, ma se ci guardassimo tutti insieme una bella partita di calcio? Dai. E mo che si fa stasera? Quello che facciamo tutte le sere. Vai, ci sto. Ci guardiamo i quarti di finale dell'anno scorso, 2019, Milan-Napoli. Te lo ricordi? Quindi non si sa che dobbiamo fare. E mo vediamo che partita ci guardiamo. Raga, per me la partita si può vedere, però ad una condizione: basta che ci guardiamo la Juventus, perché se non ci guardiamo la Juve io la partita non me la vedo, ve lo dico. Vabbè dai, voi mingrigliatevi che io mi vado a guardare Beautiful. Ma che stai dicendo? Ma ora troviamo la partita. Io mi vado a guardare Beautiful, basta. Buona partita. Presa a voi, mocca. Meglio Beautiful. Ragazzi, ma basta litigare, piuttosto guardiamoci la finale dei mondiali del 2006, così siamo tutti d'accordo, no? Anche a distanza riusciamo a fare le cose insieme. Certo, bisogna trovare il modo di mettere tutti d'accordo, ma per quello basta poco. E mi raccomando, non guardatevi Beautiful, sennò poi siete depressi.
Ed ora la classifica dei brani più gettonati al nostro talent in linea con il nostro VJ, con i brani insomma più richiesti al nostro programma. Ed eccoci qui, bentornati col vostro VJ Vincenzo Muscolo. Ringrazio sempre Pino per la linea che ci dà ogni sabato. Lo ringrazio vivamente, mi raccomando, state a casa, è il monito centrale, lo so, le giornate sono fantastiche, tutti vorremmo uscire, tutti vorremmo andare a farci un bel bagno perché il mare è splendido, è il periodo in cui tutti i calabresi, tutti gli uomini del sud, uomini e donne del sud, ecco, escono per andare a farsi un bel bagno, iniziano i primi bagni, ma torneremo a farci i bagni il più presto possibile. La situazione fortunatamente si sta piano piano, si stiamo iniziando ad uscirne, vediamo la luce in fondo al tunnel, ebbene. Ora è il momento decisivo, stiamo a casa per poi essere liberi di uscire tranquillamente ovunque noi vogliamo. E sempre ovviamente con prudenza all'inizio e poi tornare liberi al 100%. Ecco, ora andiamo, però io quello che posso fare è farvi ascoltare un po' di musica, farvi vedere qualche video e iniziamo con una canzone che ci aiuterà a sfogare tutte le cose brutte, insomma, che stiamo ascoltando. Lì ci libererà, insomma, dai pensieri negativi. È una canzone rock, una dei soundtrack di una delle serie TV più belle, secondo me, mai fatte ultimamente. Sto parlando dei Peaky Blinders, la serie TV, la canzone degli Arctic Monkey, Do You Wanna Know, un rock puro con un video molto provocatorio. Andiamo ad ascoltare Do You Wanna Know dei Arctic Monkey. Do You Wanna Know degli Arctic Monkey, fantastica, un rock che pesta veramente, un video bellissimo. E andiamo ad ascoltare adesso invece, cioè adesso, prima voglio fare una premessa prima di mandare questo video. Purtroppo delle volte si fanno delle critiche che si dovrebbero evitare, o comunque soprattutto quando si parla di musica, di maestri della musica italiana. Sto parlando della Murgia, Michela Murgia, una giornalista autorevole della Repubblica e una speaker radiofonica di Radio Capital, una delle emittenti radiofoniche più famose e più importanti d'Italia, probabilmente d'Europa. La Murgia si è permessa, ecco, di dire che il maestro Franco Battiato, l'uomo che ha rinnovato la musica italiana, a parte due o tre, nei suoi testi, a parte due o tre citazioni di filosofi importanti, non dice niente. Grande cazzata. Perdonatemi la parolaccia, ecco. Grande cavolata. Mi dispiace per la Murgia, tutto il rispetto, però questa se la poteva evitare. Ecco, noi andiamo ad ascoltare una canzone di Franco Battiato. Cerco un centro di gravità permanente, diventata famosa anche perché l'hanno cantata nella Casa di Carta, ecco, i protagonisti della Casa di Carta, una delle serie TV più seguite oggi, proprio tema serie TV, e andiamo ad ascoltare Franco Battiato, Cerco un centro di gravità permanente, parliamoci su. La canzone, Franco Battiato scrive delle perle, io non so come sia uscita, penso che abbia già chiesto scusa comunque per la cavolata detta, possiamo dire cavolata? Diciamo cavolata. Ma comunque, andiamo avanti, perdoniamo, per quanto vi posso perdonare, la Murgia, e ascoltiamo un'ultima canzone. Come sapete, da un po' di tempo sto cercando di farvi ascoltare dei ragazzi e delle ragazze della Locride, bravissimi, bravissime cantanti, che cercano di farsi largo nell'ambiente artistico, ecco. L'altra volta abbiamo ascoltato Alessio Lì, che ci ha scritto una bellissima canzone, un inedito sulla situazione che stiamo vivendo, dove parlava di tutti, della nostra situazione, e vorremmo un giorno tornare allo stesso bar, al solito locale, a bere una birra che avrà un sapore speciale, perché torneremo tutti insieme a gustarcela. La birra, come qualsiasi altra cosa, non beve birra, beve altro, una Coca-Cola, insomma. Tralasciando questo, se no vado a nominare marche e mi frego, andiamo ad ascoltare una ragazza, una giovane ragazza, bellissima, bravissima ragazza, della Locride, di Lotteria, che durante questo periodo di quarantena ha voluto fare una cover che merita però una giusta premessa. Devo raccontare un po' la storia di questa cover. La cover parla di un uomo, di un carcerato, di un galeotto, che vuole che dalla sua cella, una piccola finestrina,
e vede solamente una casa bianca in mezzo al blu, una casa bianca in mezzo al mare. Questa casa bianca, da questa casa bianca vede di tanto in tanto uscire sul balcone di questa casa una donna bellissima per lui. E lui immagina che questa donna si chiami Maria e che una volta uscita dal carcere possa andare da Maria e chiedergli di sposarla. Una storia bellissima, struggente, un testo scritto dal mitico Lucio Dalla, riproposto anche da Fiorella Mannoia su arrangiamento di Enrico Ruggeri, insomma, grandi cantanti e grandi musicisti. E ora la nostra Sefora Cristina Catalano, così è il nome della nostra artista, è l'artista che vi presento, artista che secondo me ne farà di strada, Sefora Cristina Catalano, nome intero, nome d'arte solo Sefora, è la canzone che presenta a noi La casa in riva al mare. Godetevela perché lei ha una voce spettacolare e poi è una canzone bellissima. Sefora che ci canta La casa in riva al mare. Noi ci vediamo sabato prossimo. Vi auguro una buona Pasqua e mi raccomando, state a casa. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Donna si affacciava Maria, è il nome che le dava. La mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna Maria, speranza e una follia, e sogna la libertà, e sogno di andare via, 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 e un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori Maria, ti vengo a fare compagnia. Gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco Maria, vedrai che bella la città, e sogno la libertà, e sogno di andare. Maria.
Chiudiamo con la danza anche questa settimana con il nostro Matteo. Matteo studia scienze dell'educazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e frequenta contemporaneamente un corso di formazione per insegnanti di danza presso Associazione Insegnanti Danza Accademica Diplomati presso il Teatro alla Scala Aida. Questa è la sigla di Milano. Bene, vediamo cosa ci suggerisce oggi di parlare. Intanto è una sorta di ripartenza, perché oggi dobbiamo chiederci, ecco, non so se vi siete mai chiesti perché danzate, cari amici all'ascolto, giovanissimi all'ascolto, a cui piace questa attività. Ecco, forse questo video potrà trovare delle risposte alle vostre domande. E per voi che cos'è la danza? Scrivetecelo nei commenti. La danza è un fuoco che ti brucia dentro. È quel movimento fluido che ti rende come l'acqua. È l'energia della terra sotto i tuoi piedi. È la leggerezza dell'aria che danza con la forza del vento. La danza è vedere il mondo da diverse prospettive. E fare ciò che fanno tutti, ma farlo in modo diverso. Danzare significa essere chi vuoi. Non importa chi eri, lo sei già. Non importa cosa cercavi, lo hai già trovato. Non importa perché, il motivo è dentro di te. Non importa dove, ci sei già dentro. Danzare significa dare valore ai tuoi successi e non arrenderti davanti alle sconfitte. La danza è disciplina, costanza, tenacia, passione, magia. La danza ti insegna a prendere le cose molto seriamente. Ma anche a non prenderti troppo sul serio. La danza è salire su un palcoscenico per raccontare una storia. La danza è quando anche il tuo cuore batte in otto tempi. La danza è credere nei propri sogni e trasformarli in realtà. Di Matteo Nesci non ne ho mai parlato abbastanza, voglio aggiungere qualche cosa. In particolare sarebbe interessante parlare di Roberto Bolle, che insomma è il principe del palcoscenico italiano e nel mondo. Ecco, è una guida per tutti i danzatori, ma in particolare per gli uomini, per superare stereotipi e pregiudizi. Il mio consiglio, attenzione a questo che adesso vi leggo, è quello di continuare a seguire questa passione che tu hai fin da quando eri bambino e che hai cominciato a coltivare fin da giovanissimo nella tua vita. A parlare è Bolle, lo vediamo con Matteo Nesci, che sono incontrati recentemente. Giusto e doveroso, ebbe modo di dire, che si continui a coltivare questa passione perché è qualcosa di molto bello che c'è dentro di noi e che ci fa star bene. È un canale aperto che va continuamente nutrito, quindi il mio consiglio è di continuare a portare la danza nella tua vita, dice Bolle a Matteo, praticandola, guardandola, partecipando ad eventi. Non smettere mai, è qualcosa di bello nella tua vita e devi continuare a lavorare perché ci sia sempre. Queste sono appunto le parole di Roberto, che ha detto personalmente durante un incontro presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca il 30 di maggio, ecco, abbiamo anche la data precisa, 2019. In questo incontro li vediamo assieme tra appunto Bolle e Nesci. Adesso un video dedicato ancora alla danza. Evviva la danza!
Bene, siamo giunti al termine e niente, lasciate che ripeta il messaggio, quello classico, inviate i vostri video, vi riprendete mentre cantate, mentre ballate o fate dell'altro, varie forme artistiche, mentre dipingete, due parole su di voi e poi inviate a redazione @ i vostri lavori, i vostri video e noi li, col vostro consenso, li diffonderemo poi nel corso del nostro talent al sabato sera, nella speranza insomma che presto insomma ci si possa liberare da questa angoscia, da questo virus e che si possa tornare a frequentare, animare anche questo studio stesso del nostro talent. A sabato prossimo.